Lode a Dio, benedetto il suo nome. Ancora questa sera leggiamo nella Bibbia i 10 comandamenti che Dio diede al popolo di Israele che tirò fuori dalla schiavitù di Faraone, re di Egitto. E nel deserto, mentre stava andando verso la terra che Dio gli aveva promessa per fare una sua nazione particolare, chiama Mosè sul monte e gli dà 10 comandamenti. Ma attenzione, questi 10 comandamenti sono racchiusi in 2 soli comandamenti, che è quello di amare Dio prima di tutto, al di sopra di tutto e di tutti. Secondo, il prossimo come noi stessi. Che comandamenti, che eccezionale comandamento. Ebbene, dite questi 10 comandamenti a questo popolo, che giustamente questo popolo doveva osservare, perché l'ha tirato fuori da una schiavitù particolare. Ma purtroppo l'uomo è quello che è, non fu fedele. Ma andiamo al Nuovo Testamento. Al Nuovo Testamento, nel capitolo 22 del libro di Matteo, l'Evangelo di Matteo, leggiamo che Gesù ripete gli stessi comandamenti, con 2 soli comandamenti, che dice che tutta la legge che Dio ha dato e tutto quello che hanno detto i profeti si racchiude in 2 soli comandamenti. Amare Dio prima di tutto e il prossimo come noi stessi. Quindi ciascun cristiano, ripeto, ciascun cristiano ha una particolare responsabilità di portare quel nome. Amare Dio e il prossimo come noi stessi. Infatti, nel primo capitolo degli Atti, i primi 2 versi, Luca, scrivendo questo libro, dice che Gesù prese prima a fare e poi ad insegnare, prima a fare e poi a insegnare. Soltanto allora saremo veri discepoli di Gesù. Ebbene, noi dobbiamo studiarci un po' di più, perché c'è una trascuranza generale a riguardo. E che se non ce la vediamo sono cose gravissime. C'è il rischio di perderci quello che Dio ci ha promesso, cioè il regno del cielo, sia lodato il suo nome. Perciò esaminiamo noi stessi se veramente siamo fedeli nell'osservanza della legge che Dio ci ha messo davanti. Guardiamo bene noi stessi. Amiamo il Dio di sopra di tutto e di tutti? O ci siamo creati degli altri? Purtroppo a migliaia, se non si dice, se non possiamo, se non diciamo a milioni di persone che
non hanno più quei sentimenti, quegli affetti, quei desideri di amare e servire uno solo. Così ha ordinato Dio. Il Dio, lui è stato il creatore, il Signore, è l'operatore di tutte le cose ed è colui al presente che ci porta avanti. Quindi, se noi trascuriamo questo grande Dio come sovrano sopra di noi in ogni cosa, noi non siamo dei fedeli, ma degli infedeli alla sua parola. A noi sfuggono molte cose, specialmente quella di amare il nostro prossimo come noi stessi. Noi dobbiamo vivere uniti, stretti, l'uno con l'altro, nell'amore di Dio, perché questo fa l'amore di Dio. Ebbene, forse non è vero quello che sta dicendo? Ebbene, leggiamo sempre in questo libro, nel capitolo 2 degli Atti, che quando lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, scese sopra ai credenti, la loro vita fu completamente trasformata in un istante, che stavano tutti i giorni insieme a lodare, a ringraziare, a benedire il grande Dio del suo grande amore, e si erano stretti l'un con l'altro. Addirittura coloro che possedevano dei beni, alcuni, non possiamo dire tutti, ma alcuni li vendevano e li davano ai poveri. Ma chi gli ha messo quel grande amore verso il prossimo? È l'amore di Dio, fratelli miei. Con l'amore di Dio si va cantando anche alla morte, fratelli miei. È scritto negli Ebrei 12, Gesù, per la letizia che gli era posta innanzi, sofferse le pene della croce. Noi invece, fratelli, esaminiamoci un pochino. Quando soffriamo o ci fanno soffrire, come reagiamo? Noi dobbiamo pregare, fratelli, prima di tutto per noi stessi, perché rimaniamo luce in questo mondo. E poi a quello che ci circondano, perché siano salvati, poiché il ritorno di Gesù si sta avvicinando ed egli è scritto nelle Apocalisse 19, 7, 8, dice ecco la sposa, che sarebbe la Chiesa, viene chiamata anche sposa, popolo, in tante maniere, si è preparata. Ebbene, ci stiamo preparando? Fratelli, sorelle, amici, facciamolo subito, perché poi ci sarà un giudizio che sarà irrimediabile. Perciò oggi, se udite la sua voce, la voce di Dio, che ci parla di queste cose, non di cose inventate dalla mente umana, ebbene, accettiamole, inginocchiamoci, preghiamo, e noi faremo delle esperienze che ci faranno saltare di gioia, cambierà la nostra vita, i nostri affetti, i nostri sentimenti, i nostri desideri. Tutto cambia nella vita del credente quando accetta Gesù. Per questa ragione Gesù è morto ed è risuscitato, ed è alla destra di Dio, ed è stato per ritornare, per portarci lassù nel cielo, con Lui, in eternità. A Lui soltanto sia la lode e la gloria, che benedetti in eterno.